Live Social. Ciao a tutti amici di Live Social, bentornati ai nostri studi. Vi ricordo di seguirci sulle frequenze di Radio Roma Capitale e anche di condividere la nostra pagina Facebook con gli hashtag interviste storie. Oggi ascoltiamo una storia molto particolare perché sono in compagnia di Luciano Vietri, Swimming Travel. Ciao Luciano, sì. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perché vi ho detto che è una storia particolare? Innanzitutto la domanda è: vi piace nuotare? Ecco, mi sembra che sia la domanda, domanda esatta. Importante. Si capisce da Swimming Travel, sì, però sì, ci sono delle cose veramente particolari, perché poi lo riconoscerete, perché in realtà poi andiamo a vedere tutte le attività che fanno. Ma loro sono anche quelli che il gruppone che ad Ostia fanno il bagno a Capodanno. Esatto, è il prossimo evento che abbiamo in programma. Esatto, allora di che cosa si tratta? Tu da quanto tempo hai questa attività? Sì, allora diciamo che tutto nasce nel 2013, quando per gioco cominciamo ad organizzare con amici una traversata. E da lì è nato che, diciamo, l'anno dopo amici di amici, e da lì nasce l'idea di fare un qualcosa di più strutturato, qualcosa di più ampio, e quindi da lì nasce la Swimming Travel, proprio dal 2013. E ci siamo poi a questo punto sviluppato in tanti rami, perché è un albero che è in continua crescita e ha tanti rami. Allora, un albero in continua crescita, ha tanti rami. Adesso andiamo a vedere proprio tutte le attività, perché loro uniscono, anzi lui unisce praticamente la passione per il nuoto anche a livello agonistico, perché poi andremo a vedere. Insomma, che alcuni percorsi non sono poi da dilettanti, con il viaggio in posti meravigliosi. Sì, esatto, bravissima. Abbiamo, diciamo, proponiamo 4 soluzioni diverse. Una sicuramente è quella con cui siamo nati, appunto le traversate. Da lì proponiamo la traversata dello Stretto di Messina, e la traversata del Bosforo, quindi dall'Asia all'Europa. E per ultima, questa novità di quest'anno, andremo anche a San Francisco per fare la fuga da Alcatraz a nuoto. E queste sono le nostre traversate. Poi abbiamo anche proposte un pochino più proprio travel, swimming. E quindi andiamo nelle isole siciliane, andiamo a Lampedusa, andiamo a Levanzo, andiamo a Palma di Mallorca, a Fuerteventura, che siamo in partenza la prossima settimana. Io già ti ringrazio perché ho viaggiato in tutto il mondo insieme a te. Allora, la domanda è se le persone devono fare, naturalmente per le traversate agonistiche, ovviamente un allenamento piuttosto intenso. Invece per altri viaggi, però, insomma, tutti noi che nuotiamo mediamente possiamo avere il piacere di fare questo viaggio. Sicuramente, perché a parte le traversate, che comunque hanno necessità di avere un minimo di preparazione, certo. Noi facciamo dei test, diciamo, con le persone, non prendiamo tutti, ma prendiamo quelle persone che riescono ad avere dei requisiti minimi. Per il resto, ecco, appunto, ci sono queste esperienze di swim travel, dove uniamo la passione per viaggiare in compagnia, e finalizzate a quella del nuoto, quindi a sviluppare o a conoscere nuove possibilità che magari dentro di sé si ha, ma non si riesce a sviluppare. Come per esempio molti sono abituati a nuotare in piscina, che sicuramente è una cosa stupenda, e però hanno il timore di affacciarsi nel mare. Ecco, noi facciamo proprio questo, siamo i traghettatori di questa parte, dalla piscina al mare, che ha una condizione stupenda, dove il nuoto nasce. Dove poi, tra l'altro, insomma, adesso senza nulla togliere alla piscina, che naturalmente offre la possibilità anche di andare a tutte le ore del giorno e della notte in qualsiasi stagione, però il nuoto al mare è un'altra cosa, cambiano gli scenari, i paesaggi, il fondale, esatto. No? E quindi insomma, anche l'acqua è diversa, se proprio vogliamo, proprio sulla base, insomma, esatto, anche l'acqua è diversa. Allora, la realtà è che adesso presentiamo un attimo dove andrete proprio adesso. Sì. Allora, adesso fra una settimana stiamo partendo per fare un camp a Fuerteventura, quindi da quest'anno abbiamo cominciato a proporre i nostri camp anche nella fase invernale, dove lì abbiamo l'eterna primavera delle Canarie, che ci ospita in una struttura stupenda, dove unisce sicuramente la parte della vasca esterna, quindi riscaldata, a anche delle nuotate in oceano, che insomma sono suggestive sicuramente, Quindi ecco, la prossima evento è questa a Fuerteventura, e dopo
ci sarà il bagno di Capodanno. Che ecco, come si struttura? Raccontaci, eccoci, questa cosa del bagno di Capodanno. Siamo quasi agli scopi, cioè siamo arrivati, sì, insomma, sì, no? Sì, sì. Allora, il bagno di Capodanno, ecco, anche di lì nasce da un'esigenza di amici, e dove ci si ritrova il primo dell'anno in qualsiasi condizione meteorologica. Questo è importante. E con il solo costume. Certo, perché mica potete usare la muta. Esatto. Non dobbiamo barare. Esatto. Quindi da lì si fa un countdown e si entra dentro l'acqua, e vi posso, diciamo, confermare che è un'esperienza incredibile, perché sicuramente l'acqua è frizzante. Certo. Però questo crea un'alchimia di emozioni che sono veramente difficili da raccontare, quindi si crea una magia vera e propria. Quindi lo scorso anno eravamo in 130 e quest'anno puntiamo ad arrivare a 200 persone. Allora, mi raccomando, numerosi, poi diamo tutti i contatti naturalmente, sì, certo, anche per certo, partecipare non solo ai viaggi naturalmente organizzati da Luciano, ma anche a questo bagno di mezzanotte. Ci credo che sia un'esperienza elettrizzante, frizzante, esattamente, sì, come l'acqua, perché sicuro, poi tutto sommato un breve bagnetto tempra e basta, quindi insomma ci fa bene alla salute. Sì, 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 sicuro. Ci sicuro fa assolutamente bene alla salute, e poi insomma si conoscono anche nuove persone, è un momento aggregativo. Sicuramente, guarda, quando siamo in acqua ovviamente ci abbracciamo felici di questa cosa e ci incontriamo, magari c'è il generale, c'è il notaio, ma siamo tutti quanti, certo, lì uniti da questa emozione che condividiamo insieme. Da questa passione, vogliamo dare qualche contatto di Luciano Vietri? Allora, 328, li vedete anche in sovraimpressione, 7699646, oppure potete contattarlo a swimmingtravel.com o naturalmente sulla pagina Facebook Swimming Travel, e c'è anche la pagina Instagram Swimming Travel tutto attaccato, oppure se volete mandare una mail info@swimmingtravel.com. Io ti ringrazio davvero di questa esperienza che ci hai portato. Grazie. Perché è davvero eccezionale l'idea di pensare a dei viaggi che uniscano anche una passione per il nuoto, e perché no, magari anche per le persone che sanno mediamente nuotare, sono adatti anche a loro, e uniscono anche i paesaggi, insomma, no? Le sicuro, città, quindi arte, sicuro, cultura, cucina e nuoto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a voi. Amici di Live Social, rimanete con noi. Tra pochissimo nuove storie e nuove interviste. Ciao! Live Social. Mi metto il microfono? Sì, un momento. Sì, sì. No, lo sai? Come? Io ti ho visto perché... Sì? Sì, perché voi fate dei video, c'è qualcuno che li riprende. Sì? Io vedo questi bagni di mezzanotte. Può essere. Noi, diciamo, noi sui social abbiamo... Sui social abbiamo un po' di seguito. Qualche volta è andato in qualche trasmissione Rai, abbiamo attraversato la Stretto di Messina con alcune persone. No, sto parlando del bagno di mezzanotte o a Ostia o da qualche parte dove lo fate. Sì, notte, noi abbiamo fatto anche una nuotata al lago di Castel Gandolfo, notturna. Sì, ma quando faceva freddo, cioè era la particolarità, era questa. Sì, noi diciamo tutto l'anno nuotiamo. Ah. Però no, di notte no. Però... No, di notte no. L'ho visto da qualche parte, perché uno pensava, mamma che freddo, come fanno? Invece no. Diciamo, io ho nuotato anche da Olbia a Ostia a nuoto, personalmente. Davvero? E quindi era di notte, mi stavano venendo in mente le volte in cui ho nuotato di notte. Quindi... Dimmi che dobbiamo fare. Un momento. Sì, sì. Un momento e te lo dico. Va bene. Facciamo il minuto social. Che cosa posso, no, per ottimizzarlo, dirlo? Che cosa dico? Niente, adesso diciamo punto di forza, ti in un minuto io ti presento. Sì. Rimando gli ascoltatori a vedere l'intervista integrale. Presentiamo la tua attività, quindi viaggi,
con lo scopo di nuotare in mare, sì. E, in sicurezza, in magari, sicurezza, diciamo, in mare in sicurezza, e anche di fare le traversate per i più esperti, sì, volendo, di unire quindi la bellezza di un viaggio culturale, sì, posti meravigliosi, possiamo citare la Turchia, certo, eccetera, eccetera, con la passione per il nuoto o con anche semplicemente l'attività, certo, del nuoto. Magari uno non è manco appassionato, però fa bene, ci va, sì, tre volte, sì, a settimana in piscina, finalmente può andare al mare. Esatto, okay? Esatto, grazie. Ecco, è quello, io è giusto. Direi questo. Perfetto. Io però, cioè, questo l'abbiamo salvato. Ok.